con Stefano Discreti a margine della proiezione riservata alla stampa del suo Air Gol de Turone. Era bono suo e non solo, con umiltà lui terrà naturalmente a volerlo sottolineare. Una ricostruzione storica imparziale è impossibile farla in tutti i casi, forse in questo caso era ancora più impossibile. Di quali strumenti ti sei avvalso per provare a dare una panoramica a 360 gradi? Allora, intanto l'imparzialità è garantita dal fatto che l'idea di questo film è del produttore Gianandrea Pecorelli, dichiaratamente laziale, che si è avvalso della collaborazione di un giornalista juventino, di un regista navigato di esperienza e di bravura come di competenza come Francesco Miccichè, di dichiarata fede interista, e di un regista come Lorenzo Rossi Espagnè, di chiara fede romanista. Quindi già abbiamo un quadro del perché questo film è imparziale e racconta l'emozione di quel calcio che non c'è più. In più c'è la consulenza, la collaborazione editoriale di Alberto Mandolesi, che qui a Roma è una sorta di istituzione per quello che riguarda il lato Roma, no? Quindi radio, televisioni. Poi ci sono state tantissime altre consulenze e soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione del materiale di repertorio e tutto il resto, tanti colleghi dell'epoca ma anche di adesso che ci hanno dato supporto. Non è stato semplice ritrovare materiale di repertorio che sono secondo me delle perle rarissime, come la puntata di dribbling che precede la partita Juventus-Roma di Gianni Minà, è qualcosa di epocale. Il sindaco Signorelli, c'è Andreotti, c'è il fatto che comunque sia si parlava di un presunto, diciamo, potere del centro, no? Perché alla fine poi il discorso, addirittura la squalifica di Bette, che Andreotti intervistato all'estero, quindi cioè ricostruire quelle cose, andare a ritrovare il processo del lunedì dell'epoca e tutto questo materiale, il telebim, che poi il telebim non è dell'81 ma il telebim è dell'86 a febbraio, quindi non è una sequenza, è solamente perché Giorgio Martino dice imbeccato dal collega Cascioli del Messaggero, proviamo questo nuovo strumento. Quindi veramente è stato complicatissimo e devo essere sincero che poi alla fine è stato veramente un viaggio appassionante, veramente bello, quindi assolutamente sono pienamente soddisfatto e sono solamente una rotella di un ingranaggio di una squadra che ha funzionato alla perfezione, un gioco di squadra perfetto. Possiamo dire che la polemica calcistica post triplice fischio sia nata quel giorno, nei giorni successivi, il 10 maggio del 1981. Allora io posso dire che uno dei miei maestri di giornalismo è stato Aldo Biscardi e non è un caso che quell'anno nasce il processo del lunedì. Quindi dietro il gol de Turone c'è anche la mano di Aldo Biscardi. E Aldo diceva sempre, e secondo me questo forse fa capire bene qual è la situazione, lui diceva: io spero che non esisterà mai una tecnologia che dimostrerà se il gol de Turone era buono veramente o no, perché è proprio quello a dare il fascino, cioè che comunque sia chi lo vede in una proiezione o nell'altra, in un telebim, non telebim e moviola, comunque può dire la sua: sì, è nettamente fuori gioco, ma venivo da dietro, ma no, non si potrà mai sapere, conoscere. Quindi quella mancanza di certezza, dice Aldo Biscardi, ha dato quel fascino. Quindi nato in quel momento il processo del lunedì, di cui Aldo è autore, in studio Enrico Ameri con Novella Cardicaris, quindi c'è. E per la prima volta vediamo, per la prima volta, questa è proprio la vera innovazione di quel campionato, per la prima volta la gente da casa vede i giornalisti, erano abituati solamente a leggere i nomi della carta stampata, vede i giornalisti e comincia a vedere che esistono i giornalisti faziosi, tra virgolette, cioè il giornalista dichiaratamente della Roma, della Juve, della Lazio, che va in diretta nazionale, non più a dire il gol è bellissimo, un tiro a giro, cioè parlare del commento tecnico, ma va lì a dire: ma è stato un furto, è sempre così, succede quando si va a Torino, quando si va a Napoli, quando si va a Milano, che siamo sempre così. E quindi alla fine questo è il discorso, vediamo dei giornalisti come dei pittoreschi, come abbiamo visto nel film, come Gianni Elsner, che qui a Roma è stata una sorta di istituzione anche lui, vediamo dire proprio dei commenti pittoreschi forti, no? Quindi che non era abituato, la gente da casa non era abituata, tant'è vero nel film non c'è perché ovviamente non potevamo riportare tutte le cose, ma c'è una puntata del processo del lunedì in cui Enrico Ameri chiede scusa al pubblico da casa dicendo: non siete abituati probabilmente a questo linguaggio parlato. Io dico: non erano abituati, un po' forse come Ritorno al futuro, dice: non siete abituati voi generazioni dell'81, ma nel 2000 sarete tranquillamente abituati a questo livello.
Ok, dal 2000 in poi è stata sviluppata una tecnologia che sia in grado di dirci oggi con certezza se fosse fuori gioco o meno. Fa segno no col dito, Ettore Viola. No, non è stata sviluppata, abbiamo visto il telebeam, abbiamo visto delle ricostruzioni, abbiamo visto all'interno del docufilm c'è una ricostruzione di un ingegnere, Ivo Curioli, che lui basandosi su delle proiezioni della metafisica aveva stabilito che secondo lui il gol era fuori gioco per 5 centimetri, altre proiezioni che abbiamo visto da altre situazioni che il fuorigioco c'era invece che era regolare di 30 centimetri, quindi secondo me il vero problema poi fondamentalmente è quello che dice Prandelli, è che lui è in aria nel momento che salta col Pruzzo, quindi tu non puoi tracciare una linea e non abbiamo una telecamera che puoi tracciare con certezza la linea in quel momento, quindi è, secondo me è il fascino e si continuerà a parlare, io ne spero, per le prossime generazioni, perché comunque è una storia bella questa da raccontare, a prescindere tutto, di un calcio che non esiste più e di un calcio che è stato raccontato dai personaggi, da Pruzzo, Turone, Marocchino, Prandelli, in cui i calciatori avevano rispetto per i tifosi e sapevano i sacrifici che facevano i tifosi, li andavano ad abbracciare, era gente di loro i tifosi, non è come oggi che tu hai le star e il tifoso è distaccato, hai praticamente queste star del cinema, dello spettacolo. All'epoca il calciatore dopo un allenamento passava per il campo, no? Abbiamo visto all'interno anche del docufilm il pezzo tratto da Comando Ultra Curva Sud, in cui Paolo Conti si fermava al Tre Fontane a parlare con i tifosi, no? A dare le sue battute, quindi secondo me è importante questa cosa, cioè quella mancanza di umanità nel calcio di oggi, chi è di quegli anni, ma secondo me anche i giovani di oggi vedendo questo film dirà si stava veramente meglio prima. Stefano, una battuta in conclusione, fosse capitato oggi come l'avrebbero commentato in Juventus Roma Max Allegri e José Mourinho? Mourinho penso che avrebbe fatto no il gesto delle manette, ma si sarebbe incatenato probabilmente, quindi si sarebbe incatenato, Allegri l'avrebbe cominciato a mettere su un fronte di battute, però ti ripeto, oggi anche, hai perso anche il fascino, perché a prescindere dall'errore che abbiamo visto anche nel VAR con Juventus Salernitana, oggi diciamo il VAR, se togli l'errore umano in quel caso, se tu hai la diretta, hai la proiezione, potresti dire, magari qualche tifoso esagerato potrebbe dire sì, ma nel momento che colpisce Pruzzo hanno tracciato la linea troppo dopo che lui ha già colpito, piuttosto che prima, piuttosto che dopo, ma la realtà è che oggi con la tecnologia che è adesso avrebbe tolto anche il fascino di questa cosa, no? Nel senso diceva fuori gioco, l'arbitro annulla, non fuori gioco, gol convalidato, Bergamo, centrocampo, e si gioca la partita, quindi questo è anche questo, il fascino del calcio di un tempo che non c'è più. Grazie a Stefano Discreti.